siamo qui. Siamo tornate. Come, allora, come vedi all'alba segue il sorgere del sole e poi c'è il tramonto e c'è la notte e poi l'alba squarcia di nuovo la tenebra. Noi siamo così come quanto quel sole. Schifosamente romantica, veramente. Guarda. No, che sennò mi allungo troppo. Questa musica però ci sta perché è in linea con le nostre emozioni, con i nostri sentimenti, perché adesso, poiché è giovedì, va in onda la nostra rubrica preferita, i consigli di Tess e Wendy. Ciao Tessa, come stai? Ciao Wendy, bene, grazie, e tu? Un incanto, non si vede? Certo che sì. Che strazio. Che hai fatto il 1° maggio? Un bel niente, pioveva. Ah già. Chiedimi cosa ho fatto il 25 aprile, dai, dici. Il 25 aprile? Ho soltanto gloriosi verbi per te. Scavare, esplorare e correre. Bleh. Meraviglioso, e tu? Dormire, rilassarsi e coccolarsi. Bleh. Gloriosi verbi di bellezza, fantastico. Ma non ti annoia stare sempre in bangiolle? Assolutamente no. Ma Wendy, l'aria di campagna, correre, il sole, l'erba bagnata, i fiori sono un tocca sana per noi pelosetti. Per quelli caffoncelli come te? No, mia cara, anche per le principesse come a te. Molto meglio stare in città. Sicuramente ha il suo fascino, ma correre nel verde è il suo vantaggio per i muscoli e per il cuore e anche per l'umore. Ma sarà. E non solo per l'umore nostro, soprattutto dei nostri bipedi. Dai, un giorno organizziamo una scampagnata tutti insieme, sarà bellissimo. E ciao, salute. Solo a pensarci mi viene l'orticaria. Scappo, vado a fare una maschera di bellezza ai fiori di campo, l'unico contatto che potrei mai avere con quello di cui tu parli. Ciao ciao. Uffa però. La track. Come sono belle le nostre amorine, come sono belle. Grazie Federica Semplice per il montaggio e per la voce che dai alla tua bellissima Wendy. Che belle. Noi le amiamo tantissimo, forse l'avete capito, ma se non l'avete capito ve lo ridiciamo. Noi amiamo tantissimo le nostre cagnoline e i cagnolini di tutti, anche i gattini e tutti gli animali meravigliosi che popolano questa terra. E però, visto che siamo profonde, io maledico con tutta la forza del mondo tutte le persone che abbandonano e fanno del male fisico agli animali e anche psicologico. Se fate del male agli animali che sono indifesi, sono dei puri, sono degli angeli alla fine, esattamente come i bambini, siete immeritevoli rispetto alla vita, ve lo dico, commissione, non di arrabbiare. E quindi tu immagina che chi fa male agli animali cosa può fare agli esseri umani? Esatto, siamo... esatto. Tra l'altro, il discorso è quello. Secondo il profiling, che insomma vede un attimo la, come dire, aspetta, aspetta, manda la canzone, Tizia. Il profiling, non mi viene comunque per individuare i serial killer, gli omicidi, eccetera, eccetera. Un embrione, una traccia di quello che potrebbe diventare un uomo insomma violento, omicida addirittura, è proprio l'atteggiamento violento nei confronti degli animali sin da ragazzino, e anche comunque in generale quando, durante il percorso della sua vita, se usa violenza nei confronti degli animali. Infatti ve lo dico, insegnanti, cioè state attentissimi all'atteggiamento degli allievi di qualunque età rispetto agli animali, perché quelli sono embrioni di quello che potrebbe diventare domani, se non corretto, preso in tempo, un omicida, una persona insomma non buona per la società. Grazie Tiziano. Grazie, ho avuto Tiziano. Un brivido lungo la schiena. Adesso lo faccio venire anche alla Giordano. La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini, qui su Radio Bari e Telebari.